Sentiamo Oliviero Toscani sull'esordio di questo governo. Una voce de sinistra, anche se non è proprio di sinistra. Il grande fotografo Oliviero Toscani. Pronto? Oliviero! Eccomi. Ma ti sento silenzioso in questi giorni, cioè i ministri dicono di tutto e tu zitto. Ma che vuoi che dica, cazzo, sto ridendo come un matto, non riesco neanche a parlare. Ma scusa, c'è Salvini che dice la pacchia è finita, grandissimo, la pacchia è finita, capito? Un uomo di sensibilità, siamo in buone mani, mi piace la gente sensibile, sempre detto che è un uomo di Neanderthal, no? Sì, ho capito, ma qual è il problema se uno dice è finita la pacchia? Non è finita la... dire la pacchia, dice, non so, è finito, ma sono bambini che sono morti, c'è gente, certo. Ma dico, no, ma ragazzi... Ma perché bisogna accogliere i clandestini? Perché ti sei fissato con questa cosa che bisogna accogliere i clandestini? Bisogna in Italia. Accogliere gli esseri umani, pirra! Ma hai capito? Perché non ci sarà la libera circolazione dell'essere umano, non siamo civili, ce l'hanno le Ferrari, c'hanno tutto questo, no, io essere umano non ce l'ho, andate a fanculo. Ma che c'entra? Ma quale libera circolazione? Ma perché ci deve essere la libera circolazione? Ma è logico, perché la libera circolazione ha portato cultura, ha portato la storia, ha portato l'educazione, ha portato la conoscenza. È una battaglia vinta col tempo, questo qua è tutto, quello che fanno è tutta una roba. Ma non è che uno può, ma non è che uno può liberare circolare liberamente in tutto il mondo. Le belle fighe vengono da moglie e buoi dei paesi tuoi, è tutta una cagata. Le belle ragazze devono fare dei grandi viaggi a trovarle e i buoi sono molto più. Ma che c'entrano le belle fighe? Che c'entrano le belle fighe con i clandestini, che arrivano qui, non ho capito. Ma che clandestini? Ma non esiste la parola clandestino, esistono, sono lì, sono, ma che clandestino? Ah, non esiste la parola clandestino. È una parola inventata, cioè, da Salvini. Cioè, a casa tua, se uno bussa e ti dice scusa posso entrare, tu lo fai entrare? No, non lo fai entrare. Ma perché no? Ma non lo fai entrare, dai, non lo fai entrare. Appunto, dici cosa vuole. Ma non è questione in casa mia, in casa tua. Ah, non è questione, è una questione di civiltà. È la civiltà. Dunque, che deve accogliamo tutti i clandestini che vengono. È tu la dici. Società, è logico. Ma accogliamo tutti i clandestini. Pagheranno la tua pensione. Ma quando mai basta con sta baggianata ancora? È già così. Ma dove vivete? Ma che mondo vivete? Pirloni. Del nord. Comunque, Salvini ha annunciato che taglierà i soldi. Questi 5 miliardi. Taglieranno le palle. Prima o poi, sia attento. Ma chi gli taglierò le palle? Lo so io, uno che taglia, cosa taglia? Tagliare la base, cioè i soldi per l'accoglienza, significa mettere un bel blocco. È la cosa più pirra che possa fare, e la farà, e passerà la storia per quello. Perché, caro Oliviero, questi pensano che tagliando i soldi per l'accoglienza la gente non arrivi più. Chi affronta il mare in una barchetta come quella, ma secondo te gliene frega qualcosa? Del fatto che Salvini dica che non li vuole accogliere, ma non gliene frega niente, per fortuna arrivano lo stesso. Ma siete matti tutti e due? Non c'è da accogliere tutti. Ma portali a casa tua, nelle tue tenute della Toscana, portali, no? Le porterò anche lì. Cioè, tu, chiaro che non hai mai visto un immigrato in vita tua, te credo. Cioè, che ti frega? Te mica vivi in periferia con la gente. Meglio loro che Di Maio e Salvini, che non sanno far niente, ma qua lavorano. Scusami, allora c'è un altro ministro leghista che ha detto che le famiglie gay non esistono. Fontana, buono. Hai letto, signor Fontana? verrà travolto dalla storia, dai fatti, passeranno la storia come dei pirla. Devo dire la verità. Allora, signor Fontana deve capire che ci sono tantissime famiglie di uomini, donne che stanno insieme, che si amano, che sono una famiglia, al di là della questione formale. Esistono le famiglie di froci, di lesbiche in tutta Italia, e da questo punto di vista sono d'accordo con ci sono Oliviero. Famiglie che cercano il futuro, che hanno bisogno di andare via da dove vivono, dai. Dice anche una cosa interessante questa, su cui il tuo commento è fortissimo, secondo me, cioè che bisogna fare più figli, cioè che bisogna aumentare. Io ne ho fatti 6, quindi non mi rompo le balle. Ho capito. Diritto di parola. Ho 14 nipoti che è via, e non c'è la televisione, non vedono Salvini, diciamo, Di Maio, con questi... quindi non perdono tempo. Cioè bisogna fare più figli, come ha detto, come dice Fontana, il ministro della famiglia, oppure no? Ma cioè, cosa vuol dire fare più figli? Mi sembra quelli nazisti, fascisti, nazisti, ma che cazzo vuol dire fare più figli? Sono un prodotto, un figlio, ma non so io. Tu dici che poi i leghisti si dovrebbero, forse non si dovrebbero riprodurre. Ma forse se scopassero di più perderebbero meno tempo a fare le cagate. Ma questo è vero. Se uno scopa di più, questo è sempre.